Giovedì 21 ottobre. Luca 10, 1b, 12. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il Signore Gesù designò altri 72 e gli inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Buongiorno. Noi abbiamo già sentito questo brano del Vangelo qualche giorno fa, però è presente qui un'aggiunta significativa. Sono le istruzioni che dà Gesù agli apostoli nel caso non fossero accolti, nel caso la parola non fosse ascoltata. Sono parole molto dure, le rileggo perché è significativo sentire la precisione delle immagini. Anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Però l'elemento per me più interessante è come prosegue questa frase detta ai cittadini che non ascoltano le parole. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Non mi pare che questa sia una minaccia, cioè che voglia dire però sappiate che presto sarete puniti. Mi sembra che sia invece una parola che ci ricorda che a fianco a tutti noi, anche alle persone che maggiormente rifiutano l'ascolto, c'è il regno di Dio. Il regno di Dio è vicino, a prescindere dalla nostra lontananza, dalla nostra distanza che forse giustamente a volte dobbiamo mettere. Quindi potremmo forse sforzarci, quando siamo insieme a delle persone che reputiamo particolarmente sgradevoli, refrattarie, materialiste, astute, calcolatrici, doppie, insopportabili, pensare che a fianco a loro, vicino, prossimo a loro, è il regno di Dio. Sentiremo domani nell'Apocalisse, nel brano dell'Apocalisse, questa frase che dice: sto alla porta e busso.